Allora, l'interfaccia metro ovviamente deve il suo nome al fatto di essersi ispirata alla chiarezza e all'universalità delle indicazioni che trovate. Cioè, voi anche se arrivate in un aeroporto giapponese, perlomeno i bagni, la pulizia e l'infermeria le trovate. Per cui l'idea dell'interfaccia metro, l'interfaccia metro si è ispirata se date un'occhiata, ci sono icone molto semplici, colori molto contrastati, forme molto semplici, molto squadrate, quindi l'interfaccia metro si è ispirata anche a livello di tipografia dei font. E, ripeto, quello che ho detto all'inizio, non voglio dire che è meglio o peggio in assoluto, è una scelta diversa, ad esempio, di quella che ha fatto Apple negli ultimi anni, dove se voi prendete, che ne so, il programma di mail, adesso non mi ricordo più se è quello che ha le cuciture di cuoio, il calendario c'ha il legno o viceversa, Apple è andata in una scelta di simulare la realtà, per cui l'agenda sembra un'agenda di cuoio con i giorni, le righine, eccetera. Noi invece siamo andati in una direzione di astrarci dalla realtà e di dire che il contenuto è più importante della forma, e questo vuol dire bottoni squadrati, vuol dire le tile, vuol dire le icone fatte in un certo modo. Poi uno preferisce la versione che assomiglia di più al mondo reale, uno preferisce. Poi attenzione, Metro non deve essere per forza in bianco e nero, ci sono applicazioni Metro spettacolari che hanno degli sfondi, ma anche perché anche nel mondo reale non è tutto in bianco e nero, monocromatico, quadrato e basta. Per cui, ad esempio, la prima cosa, quando noi abbiamo rilasciato la prima versione di Visual Studio, e di Windows, cioè per Windows Phone, la prima cosa, proprio il giorno zero, abbiamo rilasciato le User Experience Design Guideline con tutta la tipografia, le dimensioni delle dita, quanti pixel lasciare fra un bottone e l'altro, quanti pixel lasciare fra un testo e l'altro, proprio perché per noi il successo di questo telefono è il successo delle vostre app, che devono essere però belle e usabili. Se ci pensate, in questo momento ci sono dei competitor che hanno aspettato la versione 4 per rilasciare delle design guideline ufficiali, e questo ha voluto dire che per tre versioni voi avevate applicazioni che erano la copia di quelle di Apple, erano applicazioni che erano con il loro stile, erano applicazioni fatte in qualsiasi modo. Attenzione, noi non vi bocciamo un'app. Se fate un'app che è identica a quell'iPhone, Microsoft non ve la boccia. Però probabilmente agli utenti sembrerà una pera in un cestino di mele, cioè sembrerà una cosa, non dico bella o brutta, sembrerà diversa. Per cui se qualcun altro fa un'altra app, Metro Style, che sfrutta il panorama, eccetera, eccetera, è molto più probabile che se un utente ha scelto Windows Phone preferirà quella. E vedremo durante queste slide che cosa significa. Ripeto, noi vi diamo Blenda gratis non perché vogliamo darvi la ciliegina sulla torta, uno dice vabbè, ma tanto nessuno di noi è un grafico, ma proprio perché a volte un grafico ci mette 2 minuti a ribaltarvi l'applicazione come un calzino usando un tool come Blender, che è un tool pensato per grafici. Se la vostra app deve avere successo, dovete farli. Io ad esempio, la mia app, quella che vi ho fatto vedere solo la tile, quella che vi mostra le festività, la prima versione era una textbox dove c'erano tutte le festività in formato testuale. Faceva veramente schifo a me, figuratevi se uno me la comprava. La versione successiva, sono andato al mio amico grafico, mi ha messo il mese in blu col colore selezionato del telefono, mi ha allineato i giorni e la festa. Lui ci ha messo 10 minuti con Blend a farlo, io ci avrei speso settimane a farlo da codice. Una volta poi che ho imparato, io adesso se devo modificare quel layout lì non chiamo più lui, apro Visual Studio, apro lo XAML che adesso vi farò vedere e cambio io quelle due cose lì. Abbiamo una serie di template già pronti, quindi abbiamo un'applicazione,
class library, panorama application. Per cui ad esempio di default voi potete scegliere se fare un'applicazione vuota, se fare un'applicazione con già un pivot con due tab, e questa vi serve giusto per darvi l'idea di come impostarla, poi dopo ci mettete dentro la vostra grafica, oppure un panorama con n tab. Scegliete quello che preferite. Attenzione, all'inizio quando era uscito Windows Phone tutte le app erano fatte a panorama, perché è logico, è il nuovo, è la cosa più che identifica di più Windows Phone assieme alle tile sono il panorama, per cui qualsiasi app, anche che doveva avere un tasto e una textbox, aveva un panorama di 8 pagine. Pensate a cosa deve fare la vostra app e pensate di nuovo a quello che vi ho detto prima sulle implicazioni del fatto che se il panorama ha più di 5 pagine le performance della vostra app fanno schifo. Che cosa? Prendiamo ad esempio, questa è un'applicazione proprio banale, ha un titolo dell'applicazione, il titolo della pagina, due textbox, un text block, un bottone e un risultato. Proprio l'applicazione più banale del mondo, cioè una calcolatrice che fa solo somme. Però ci permette di iniziare a capire che ad esempio quei quattro controlli che abbiamo messo su hanno una gerarchia di classi dove tutti ereditano da framework element, TextBlock essendo un testo diretto ci eredita direttamente, mentre tutti gli altri ereditano da control che quindi hanno altre funzionalità, poi abbiamo la textbox, poi abbiamo un control control, una button base e finalmente il nostro button. E allora a noi non interessa questo, ci interessa solo se vogliamo crearci il nostro bottone magari tutto strano. Attenzione, a differenza di altri framework, quindi Java o altri, in Silverlight e in generale in tutti i framework basati su XAML, se voi dovete cambiare solo l'apparenza grafica di un oggetto, non dovete ereditarlo, subclassarlo, cambiarne, potete andare a livello di XAML e stravolgerne completamente l'apparenza senza scrivere una riga di codice. E questa cosa qui di nuovo richiede un minimo di conoscenza di XAML, ad esempio io sono molto limitato su questo, vado di nuovo dal mio amico grafico e lui in due secondi mi prende un bottone rettangolare che quando vi si schiaccia inverte i colori e me lo trasforma in un bottone a tre stati con dentro quattro immagini e un sacco di roba e io non ho scritto una riga di codice. Come ha fatto lo XAML? Allora, graficamente l'editor, vi ho già fatto vedere come si... Lo XAML di quell'applicazione lì, purtroppo adesso il proiettore è molto in alto, però fondamentalmente abbiamo una griglia e tipicamente si mette una griglia perché? Perché nello XAML c'è una root, cioè lo XAML deve avere un unico elemento in cima alla catena e tutti gli altri dentro, quindi tipicamente il primo elemento è una griglia per comodità di posizionamento degli altri. C'è una griglia che contiene un text box e vedete tutte le proprietà definite in XML, poi ad esempio abbiamo il button. Quindi abbiamo il container che è la nostra griglia, che è, ha un nome, si chiama content panel e se voi vedete x2.name content panel, se voi andate nel codice C# VB e fate this.contentPanel, state modificando le proprietà di quella griglia. Per poter avere questo mapping, il tool usa la convenzione di usare x2.name, quell'x2.name trasforma l'oggetto XAML in un oggetto visibile da runtime. Se invece al posto di usare x2.name ci fosse stato solo name, facendo this.contentPanel vi dava errore. Ma il fatto di avere un name vi permetteva comunque di fare un for each dentro tutti gli oggetti presenti nella pagina e trovarlo. Quindi la differenza tra X e senza X è il fatto se vi istanzia un oggetto a runtime oppure no. Cioè se ve lo referenzia più che se ve lo istanzia, perché poi stanziato lo è. Il text box, ad esempio,
vedete che c'ha il margine, c'ha l'horizontal alignment a sinistra, c'ha il nome, ma in questo caso è senza la X e quindi non viene istanziato. Oppure, scusate, mi sa che ho detto una stupidata, è il contrario probabilmente, però vabbè, l'allineamento verticale, la dimensione, eccetera, eccetera. Il button, vedete che oltre alle impostazioni grafiche c'ha anche il click che mi mappa qual è l'event handler lato C sharp o VB che intercetterà l'azione. Tutto questo lo fa in automatico, nel senso che voi mettete col designer il button, fate doppio clic sopra il button, vi stanzia già l'event handler. Quello ve lo fa Visual Studio in 5 minuti. E infatti poi nell'event handler io faccio il parse del primo, faccio il parse del secondo, li sommo e metto nel text block il risultato, cioè proprio codice banale, giusto per farvi vedere la struttura. Capite però che io che sono sviluppatore, qua dentro ci sguazzo, per cui quando il designer con Blend mi ha dato una roba molto più complessa di quella, ma alla fine io mi ritrovo ad esempio transition, gli sfondi, le cose, una cosa. Cioè io se devo poi duplicarlo, ci metto 2 secondi, lo faccio dall'editor di Visual Studio. Quando ho bisogno invece di una cosa magari completamente nuova, allora glielo ridò a lui. Per cui Visual Studio e Blend sono complementari. Uno ha un'interfaccia da grafico e l'altro ha un designer comunque buono e poi una visione di codice XML che permette a me, ad esempio, se devo spostare tutti i margini di 10 pixel, faccio un find and replace e in 2 secondi li sposto tutti. Ah, naturalmente in Visual Studio avete tutto l'intelligence, cioè questo XML non è che devo inventarmi i nomi delle proprietà e sperare che compila, ma appena iniziate a scrivere, non vi ricordate se è text o text alignment o chissà che cosa? Lui fa l'intelligence, attenzione, l'intelligence non è dalla prima parola, ma è anche per parole parziali, se usate il Pascal case o il Camel case, per cui ad esempio, se inizio a scrivere alignment, lui poi mi propone anche horizontal alignment e vertical, per cui bene o male, se mi ricordo a spanne il nome di una proprietà, in 2 secondi la trovo senza andare a cercarla nella documentazione. Attenzione, io lì non ho impostato la tastiera, la cosa brutta è che se la mia è una calcolatrice, inserire dei numeri usando la tastiera normale di Windows Phone è un po' scomodo, perché devo prendere, schiacciare il tastino 1, 2, 3 e comunque mi viene fuori una tastiera tipo quella con tutti i numeri, le virgole, i punti, eccetera, eccetera. Altra cosa è che quando giro lo schermo, di default la mia app rimane pensata per lo schermo in verticale, per cui io posso andare dentro Visual Studio e basta che gli metto Portrait o Landscape, vedete l'intelligence mi aiuta perché non mi ricordavo come scrivere, ci metto 2 secondi, e in più ad esempio la mia app, vedete che là in alto sopra My Application c'ha l'orologio, perché la mia app tiene attiva la tray di sistema. Se io non la voglio, perché magari voglio sfruttare tutto lo spazio a disposizione, la tolgo e la mia app occuperà tutti i 800x480. Per cui adesso la mia app si gira, ma il problema qual è? Che se io andassi a compilarla, quando va a girarsi il bottone starebbe fuori dallo schermo, perché per come mi ha messo il design gli oggetti sono spaziati. Se io dentro nella griglia metto un oggetto stack panel, lo stack panel è un oggetto che mi permette di, come dice il nome, accatastare i miei oggetti. Quindi se io tolgo il posizionamento assoluto, metto uno stack panel, quando lui si gira lo stack panel mi dà 2 funzionalità. Prima di tutto mi riorganizza gli oggetti se ho più spazio e se io gli dico allo XAML di comportarsi di conseguenza, e in più mi dà la scroll bar se proprio per caso i miei oggetti andassero comunque fuori. Attenzione, questo è la gestione dell'orientamento per una demo stupida fatta in 5 minuti.
in una demo vera e propria, immaginate, ad esempio, prendiamo la calcolatrice del telefono. Io ce l'ho in verticale, abbiamo la calcolatrice base, se la metto in orizzontale abbiamo qualche funzione in più perché sfrutta al meglio lo spazio, per cui tutti i tasti ruotano, ma non solo ruotano, si riorganizzano. Vuol dire che ho vari modi per gestire l'orientamento. Potrei da un lato intercettare l'evento di cambio dell'orientamento della pagina e da codice cambiare tutte le proprietà dello XAML. Oppure potrei fare due layout e mettere tipo fare due stili diversi nello XAML e dare uno stile piuttosto che l'altro e cambiano le posizioni. Oppure c'è una cosa potentissima che io adoro in XAML, che sono i converter. I converter permettono di prendere un oggetto e di darvi il valore di una proprietà in funzione del valore di quell'oggetto. E io la cosa che faccio nelle mie app qual è? Io metto un converter che trasforma un booleano e mi prende i due numeri che gli passo al converter, uno se torna true e l'altro se torna false. Quindi metto in binding la proprietà dell'orientamento della pagina con la posizione in cima a sinistra se è in orizzontale, in basso a destra se è in verticale. Giro il telefono e io non scrivo nessun codice. Che cosa succede? Quella proprietà cambia valore. Il fatto che cambia valore fa scattare il binding. Il binding manda o true o false a seconda che è orizzontale o verticale, o comunque in quel caso lì non è un true o false ma è l'orientamento, ma ci siamo capiti. E lui in base se era in orizzontale gli dà il primo numero, se in verticale gli dà il secondo, il controllo si ridisegna. Se voi una cosa del genere la fate sotto di controlli, la vostra UI cambia e voi non avete scritto una riga di codice. Avete preparato un converter che sarà lungo 5 righe, che non fa nient'altro che fare una if è una cosa, torna al primo numero, se no torna al secondo, e mappare i numeri direttamente dentro qui. La cosa bella di usare il converter, che anche blend e il grafico, basta che mettono i valori dentro nelle due opzioni del converter e possono testare l'applicazione. Se invece lo fate voi con le if schiantate dentro nel codice, il grafico non vi può dare i due layout, mentre così può fare il grafico e il layout. La stessa cosa vale con gli stili, lì dipende dai vostri gusti e dalla complessità dell'interfaccia che dovete andare a fare. Il bello di XAML è che può essere usato così banalmente, ma potete veramente fare delle cose potenti con pochissime righe di codice, e soprattutto quella che i miei amici designer chiamano la blendability, ovvero il fatto di fare delle scelte nel nostro codice che mantengano visibile la pagina quando il designer l'apre in Blend, perché in questo modo altrimenti il designer vi dovrebbe dare un'immagine statica e voi dovreste impazzire a ricrearla da codice. Se voi mantenete la blendability girando le cose o cambiando la risoluzione o facendo varie cose, è tutto visibile dentro Blend, e questo è importante. Naturalmente, questo è banale perché questa demo è banale, dovete gestire, perché se io, nonostante gli ho messo una tastiera numerica, nella tastiera numerica uno c'ha il punto, perché uno potrebbe scrivere 1.1.1.1 che non è un numero, e quindi devo gestirmi banalmente gli errori, perché attenzione, se i tester facendo il test della scimmia fanno schiantare la vostra app non passa a certificazione. Questo non vuol dire che nessuna app del marketplace ogni tanto non si schianta. Ci sono app che si schiantano perché i tester non sono onniscienti e il test della scimmia non è infallibile. Però vuol dire che a volte voi l'avete testata facendo cose base, il test la testa semplicemente buttando dentro numeri a caso e ve la boccia. Quindi fate un po' di test anche voi. Quello che dicevo prima, se io vado nel text box e cambio l'input scope, posso ad esempio mettere un input scope numerico che è molto più semplice, ad esempio per inserire numeri. Ho una ventina diverse di input scope diversi, ho l'input scope per gli indirizzi
web, Olympus Scope per le mail, Olympus Scope per i testi con e senza suggeritore delle parole, Olympus Scope per i numeri o per i numeri e i simboli, eccetera, eccetera, eccetera. Usate l'input scope giusto, perché ad esempio non c'è cosa che mi fa incazzare di più da utente, è quando uso la tastiera e allora il text box di default non vi dà il suggerimento. E magari è una text box dove devo inserire 20 parole, dove invece col suggerimento, dopo magari vi faccio vedere una demo di scrittura su Windows Phone, uno, io pensavo di essere veloce, ho visto una demo fatta dal presidente della divisione Windows Phone, mi sono sentito veramente lento, adesso io scrivo velocissimo, ma scrivo velocissimo perché mi baso sul correttore. E quando le text box non impostano il correttore io mi incazzo come una iena perché devo star lì lettera per lettera. L'assistant Tray ne ho già parlato, è la barra sopra con l'orologio. Allora, attenzione, di default l'assistant Tray vi mostra solo l'orologio e lo stato della rete. Volete vedere se siete collegati in Wi-Fi, se avete il volume acceso o spento, dovete cliccare sull'assistant Tray. È una scelta per mantenere l'interfaccia il più pulita possibile in stile metro, a differenza dei vecchi Windows Mobile o di Android o di iPhone, che vi mostrano tutte le possibili icone, se siete collegati al Bluetooth, al Wi-Fi. È una scelta diversa, ripeto, non è migliore o peggiore, noi stiamo andando in una direzione che è quella di semplificare l'interfaccia utente. In più abbiamo il concetto di application bar. Fondamentalmente vi dà fino a 4 pulsanti e fino a 6 voci di menu che potete semplicemente cliccare. Questa zona ci sono 3 puntini che adesso qui non si vedono e sale. L'application bar in XAML, adesso vabbè, così hanno messo una spataraffiata di cose, ma fondamentalmente avete l'oggetto application bar, l'oggetto button dentro application bar, il button ha l'icona e il click. Ma quando voi create un progetto vuoto, l'application bar è già pronta, basta scommentarla, mettergli l'icone e avete finito, e mettergli il click, per cui ci vuole 2 secondi a mettere l'application bar. È un po' più difficile all'inizio capire cosa mettere nell'application bar e cosa mettere come comandi attivi nella mia applicazione. Perché ad esempio il bottone di somma di prima lo metto nell'application bar o lo metto nell'applicazione? Probabilmente essendo un flusso, cioè campo A, campo B, somma e risultato, sta bene dentro lì. Se invece fosse il tasto dell'impostazione o dell'about, lo metterei senza pensarci 2 volte nell'application bar. Dovete valutare il design della vostra applicazione. Il mio consiglio è sempre: prendete il telefono, guardate tutte le applicazioni native cosa fanno e ispiratevi a quelle. Il bello dell'application bar, che come vi dicevo ruota, e ruotando c'è anche l'effettino carino che le icone ruotano di 90 gradi, e in più può gestire fino a 6 voci di menu, 6 voci perché poi in orizzontale più di 6 o 7 non ce ne stanno qua dentro, per cui attenzione, è vero che avete a disposizione 4 pulsanti e 6 voci di menu, ma voi potreste anche decidere che l'unico comando della vostra applicazione, quello usato al 99% delle volte, lo mettete come pulsante e i comandi avanzati li mettete come voci di menu, per non far pensare l'utente. Cioè l'utente, se la vostra applicazione fa una sola cosa e gli altri comandi sono sincronizza col web, cambia le impostazioni, metteteli come voci di menu, perché così l'utente non deve chiedersi ma uso il tasto più, il punto di domanda o l'uguale, che cosa fanno, devo andare a capire. Se invece c'è solo il più, io so che al 99% schiaccerò il più. Poi ci sono comunque i 3 puntini e se voglio vado a esplorare il resto. E
sono rare le applicazioni che hanno una pagina sola, la calcolatrice e poco più. Come faccio a far navigare da una pagina a un'altra? Allora, l'idea è che, tolto vabbè, i dettagli, per cui noi abbiamo il frame che contiene la page, che contiene il vostro contenuto, fondamentalmente sul frame voi potete andare a cambiare la pagina. Come cambio la pagina visualizzata? Semplicemente ho un metodo che si chiama navigationService.navigate, gli do l'URI della seconda pagina e gli dico che la URI deve essere relativa, può essere relativa o absolute oppure solo relative, comunque l'importante è che sia relativa. Facciamo un esempio molto semplice, prendo, aggiungo un nuovo item che è una nuova pivot page, così vi faccio vedere poi anche come è fatta una pivot page. Poi torno nella mia main page, ci aggiungo un altro bottone. Adesso ho la mia applicazione con i due bottoni e se schiaccio il bottone naviga sul pivot, cioè molto semplice. Attenzione, la navigazione avviene senza transizioni. Vedremo dopo se volete mettere una transizione come fare. Però vedete, ad esempio, io ho messo solo relative, il codice ha compilato e la pagina è andata. L'importante è che sia relative. Relative or absolute è perché le URI in Silverlight possono essere assolute, quindi HTTP qualche cosa che puntano fuori, relative, quindi relative al path dentro la nostra soluzione, oppure se avete una roba però non va sulla navigazione della pagina, cioè se volete navigare su una pagina web dovete usare un altro sistema, non dovete usare questo. Come faccio a navigare indietro? Allora, io la cosa che odio profondamente è che in un'applicazione ci sia il tasto back. Perché nel telefono c'è un tasto back, però a volte può servire. Allora, io proprio odio il tasto back. Quando può servire il tasto back? Quando, ad esempio, fate un'operazione, questa operazione fallisce, non è ripetibile, quindi l'unica cosa che potete fare è dare un messaggio e poi tornare indietro. A quel punto, per fare il back, potete fare navigationService.goback. Ma vi prego, non mettete il tasto back nella vostra applicazione, perché è la più grande causa di insulti da parte degli utenti Windows Phone. Peggio ancora è mettere un tasto back e al posto di mettergli il go back fare un navigationService.navigate sulla pagina precedente, perché Windows Phone ha un navigation stack per cui io avrei pagina 1 che va sulla 2 che va sulla 1 che va sulla 2 poi faccio back che va sulla 1, sono sulla 1, mi aspetto che quando faccio back esce e invece torna sulla 2 che torna sulla 1 che torna sulla 2 e io prendo, mi incazzo, schiaccio start e disinstallo l'applicazione. Ma Lorenzo, ci possono essere dei casi in cui la mia applicazione deve navigare dinamicamente e quindi deve poter gestire anche questo caso qui? Sì, e infatti non siamo cattivi, ci sono delle sample, si chiamano Windows Phone Recipe, le ricette, e una di queste è il non linear navigation, perché più che altro il non linear navigation serve quando io vado dalla pagina 1 alla 2 alla 3 alla 4 alla 5 e la 5 per qualche motivo torna alla 1. Il non linear navigation si accorge che sono tornato a una pagina che era nello stack e quindi sotto le quinte in verità torna alla pagina 1 in modo che se io faccio back esco. È un po' una forzatura che serve ad esempio quando avete dei wizard. Se avete dei wizard, voi volete fare il wizard, che ad esempio dalla pagina 1 navigate sul wizard, dal wizard fate 1, 2, 3, 4, 5 e poi dovete tornare alla 1.
quando tornate da uno, però non volete rientrare nel wizard, volete che quando uscite l'applicazione esce. Quindi potete usare questa resipe.